A Teramo il primo cittadino d'Alberto guarda un secondo mandato e parla di rivisitazione di nomi e deleghe in giunta con l'ingresso in maggioranza dei gruppi degli ex candidati sindaco Giovanni Cavallari e Mauro Di Dalmazio, il quale con la lista Fare Grande Teramo ha garantito un appoggio esterno all'amministrazione. Ora nella squadra di governo a rappresentare la lista in questione entra Graziano Ciapanna al posto di Maurizio Verna. È un'operazione straordinaria di consolidamento, di rafforzamento e di sviluppo di un progetto per la città che è nato nel 2018 e che si è rafforzato, allargato nel 2020. Quindi oggi è uno sviluppo da un lato, è un potenziamento e consolidamento, ma guardando al futuro dimostra, testandosi, la capacità di espansione che riguarda sia ovviamente gli organi politici, quindi l'esecutivo, la maggioranza, ma anche e soprattutto la città, la comunità. Quindi è un progetto che si espande aprendosi alla comunità tutta e guardando da qui al 2028. L'avvicendamento comporta una ridistribuzione delle deleghe e Ciapanna gestirà l'urbanistica subentrando a Stefania di Padova, la quale conserva bilancio, programmazione economico-finanziaria e realizzazione delle società partecipate. Il neoassessore si occuperà soprattutto di progetti strategici finanziati dal PNRR e della programmazione che farà vedere la Teramo del futuro. PNRR è un tema molto ampio che attraversa anche diverse competenze e funzioni ed è necessario che ci sia un coordinamento, che ci sia una visione organica che è legata alla delega che ho dato a Graziano Ciapanna, che ringrazio ovviamente per aver accolto il mio invito ad entrare in giunta, che è quella della rigenerazione urbana, del governo del territorio, di una rigenerazione che tenga dentro, insomma, la ricostruzione che ho tenuto in capo a me, in capo al sindaco, con tutte le altre gli altri interventi della città, anche nel dialogo con gli altri enti. Stiamo costruendo il futuro urbanistico, sociale, economico della nostra città ed è necessario che ci sia una visione organica che tenga insieme tutti gli interventi, quindi in un lavoro coordinato con il vice sindaco Giovanni Cavallari, che è assessore ai lavori pubblici, all'edilizia pubblica e privata, ovviamente ci consentirà di chiudere, anche per i tempi stretti che giustamente richiamava lei, tutte queste attività. Fermo restando, ripeto, non guardo ai prossimi 5 mesi. Fai un'operazione del genere per i prossimi 5 mesi. Stiamo lavorando proprio proiettando il progetto al 2028.